Buongiorno dalla rassegna stampa di TEF Channel News. L'apertura, come è ovvio che sia, è dedicata alla crisi nostra, alle dimissioni di Monti. Crisi, torna l'allarme dello spread, subito le reazioni. Napolitano, vedremo cosa faranno i mercati, ma già i futures ci fanno capire che l'andamento sarà negativo. Palazzo Chigi pronto a chiedere aiuti all'Unione Europea. Italia alle urne tra il 10 e il 24 febbraio. Schulz, Berlusconi è una minaccia per l'Europa, il presidente europeo. Poi via allo scudo oltre la soglia dei 400 punti, Attali, l'uscita del Premier è un grave danno. Province senza il sì del decreto sarà caos per scuole e rifiuti, appello del governo ai senatori. Ecco le leggi in bilico, adesso sarà ancora peggio. Hugo Chavez sta male ancora il cancro, insomma, per il presidente, chiamiamolo presidente, insomma, di Cuba, ancora malato, ha designato il suo successore, quindi evidentemente il problema è più grave di quanto si prevedesse. Il personaggio Bernabé, internet, ora nuove regole, Barbara Corrao sul Messaggero di Roma. Guardiamo ancora, qui vabbè, insomma, cioè, dice Monti frena sulla candidatura, sulla sua candidatura, e Marco Conti, insomma, chi lo vorrebbe come candidato di sicuro è l'UDC di Casini. E è lunedì, coraggio, anche gli 0007 vanno a scuola, Antonello De Dose e Marco Presta. Vediamo un po' se ci sono altre sì, notizie, lo spazio nobile, certo, di Giovanni Sabatucci, il rischio di cancellare un anno di credibilità, secondo Giovanni Sabatucci, insomma, ma che lo vada comunque a spiegare a chi è rimasto senza lavoro e non ha visto niente di nuovo, e alle famiglie che non riescono più a tirare avanti, si è raschiato troppo il barile. Adesso, al di là del fatto che Berlusconi voglia salvarsi le spalle, le chiamiamo così, dal problema di Ruby, dal processo Ruby. La Nazione, crisi alla prova delle borse, Napolitano, aspetto i mercati, Monti primo giorno da quasi ex collista in testa, Berlusconi non lo temo e cerca l'asse con la Lega, ipotesi voto il 10 febbraio. La Juve, Biconte, continua la fuga a Palermo, Napoli KO, adesso l'Inter è l'Inter che insegue, presto ancora per il campionato, anche se siamo quasi al giro di boa dell'inverno. Corsa ai giochi, vecchi e nuovi capitali addobbate, qui il Babbo Natale, però insomma vedremo un po' come sarà. Neve e gelo, l'Italia nella morsa, freddissimo anche qui da noi, un morto in Toscana, chiedo scusa, traghetto nella tempesta, 12 tir in mare. Guardiamo così, si butta dall'aereo pronto al decollo, è un ventenne malato a Pisa, ha cominciato prima a passeggiare sull'ala e poi si è lanciato di sotto. Spot tedesco per la Toscana, bella anche d'inverno, giovane prostituta strangolata nel bosco, vittima del racket in cronaca. E poi qui sotto Kate sta male, William è in ansia, annullati tutti gli impegni, e voi adesso dovete sapere che per quei due furbacchioni, chiamiamoli così, ma forse ci sarebbe da definirli in un'altra maniera, DJ australiani che hanno carpito notizie da quella infermiera che poi si è uccisa, adesso forse per loro ci saranno dei problemi. È morto Schicchi, Riccardo Schicchi, il manager del porno, creò Cicciolina e Moana Pozzi, accanto a lui fino all'ultimo. La Erzigova, prostituta strangolata nel bosco, omicidio a Sifone, la ragazza nigeriana aveva 27 anni, è stata uccisa con un laccio in pelle stretto alla gola, acquisti in calo tra conferme, calciatore si accascia, non riesco a controllare, calciatore si accascia negli spogliatoi, e questo qua è il giovane della Nigeria che risiede a Passignano, si è sentito male per un attacco d'ansia. Spostiamo, qui c'è il presidente Napolitano, scioglimento delle Camere a Natale, voto a febbraio. Oggi l'Italia ha la dura prova dei mercati, Morsi annulla il decreto che ha scatenato la piazza, ma l'opposizione non basta, all'opposizione non basta, siamo in Egitto. Poi qui invece l'Umbria al Quirinale per il concerto di Natale, Napolitano incantato dal talento di Kerso Leog. Andiamo avanti. Giornale dell'Umbria, qui ecco, giovane strangolata e lasciata nel bosco, ritrovata a Narni, sarebbe una prostituta, l'affare dei furti delle identità, nomi e cognomi di vittime ignare per contrarre prestiti, colpiti gli under 30. Vediamo rapidamente, Monti pensa alla candidatura, non c'è ancora nessuna sicurezza, tribunali, rebus degli accorpamenti, norma in vigore dal 2013, ma sono tanti nodi da sciogliere. In Natale tempi della crisi, il budget per i regali diminuito almeno del 15%, con Milito e Guarin ora punta a Conte, insomma Jacobelli che parla di calcio. F16 nei cieli del Cairo, Morsi tenta di placare gli animi, ma
muove l'aeronautica contro le proteste. Gli F-16, lo ricordo, sono di fabbricazione statunitense. Prostituta strangolata per punizione, la donna di 25 anni aveva un cordino al collo e i piedi legati, si indaga sul racket, il mistero, un'amica aveva denunciato la scomparsa della lucciola, lo picchiano per rubargli il cellulare, rapina Fontivegge, poi 5 testi contro Don Lucio, molestie sessuali, avanti ancora, in bocca contro mano la Flaminia, tragedia sfiorata, avanti nel fogliettone, o meglio in basso, taglio medio-basso, la procura processate Eros Sprega, ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, che si difende. Sviene, giovane calciatore, terrore in campo, l'abbiamo già detto, poi il messaggero, scusate, legata e strangolata nel bosco, il corpo della giovane donna ritrovata a Stifone di Narni da un passante, l'indagine dei carabinieri punta al mondo della prostituzione e delle schiave, spese di Natale, guerra per gli sconti, qui auguri. In musica al presidente, il concerto al Quirinale, l'omaggio dell'Umbria, agguati a Fontivegge per i cellulari, il racket più feroce ai nigeriani si rifà al titolo di apertura, poi vediamo qui vigilanza, Terni edilizia in ginocchio, il comune non ha più personale, caccia ai vandali delle luci di Natale, poi ci spostiamo sulla destra, sotto la testata, carico di eroina e coca, boss arrestato, ancora il messaggero, vediamo. Ancora freddo, ma col sole, ci dice Gilberto Scalabrini, un po' di sollievo in qualche misura. La nazione dello sport, la Juve festeggia il tecnico vincendo Palermo 1-0, l'Inter qui vedete l'urlo di gioia, l'Inter batte di Milito, l'Inter batte il Napoli 2-1 con Guarin e Milito, è ora seconda, torna il grande duello per lo scudetto, rapidamente. Scendiamo sotto al Corriere Umbria Sport, c'è il sorriso, Grifo, un poker per rilanciarsi, due volte Ciofani, Politano, Moscati affondano il Viareggio, Alcuri finisce 4-1, scendiamo sotto rapidamente, la riscossa biancorossa, il giornale dell'Umbria e poi sotto il messaggero Alfa Jet Bomber col turbo invece si dedica alla Ternana. È tutto per questa nostra rassegna stampa. Buona giornata.